Manuela Cavorsi, amo cucinare e voglio portarti con me nel fantastico mondo dell'alimentazione olistica. Volevo creare la ricetta di una maionese vegan senza però utilizzare i classici latte di soia e oli vegetali, che non amo particolarmente, e così è nata la ricetta di questa deliziosa maionese di avocado. Prepariamo il frullatore e mettiamoci all'opera. Per preparare la nostra maionese di avocado ci servono un avocado maturo, succo di limone, senape, aceto di mele, sale integrale, olio extravergine di oliva e acqua naturale. Per prima cosa tagliamo il nostro avocado a metà nel senso della lunghezza. Lo svitiamo ed esultiamo nel vedere che è perfetto. Ora preleviamo la polpa aiutandoci con un cucchiaio e la versiamo nel frullatore. Usare un cucchiaio ci permette di non sprecarne neanche un po'. Ecco un trucchetto per togliere il nocciolo. Mi raccomando però, fallo solo se hai un buon coltello. Preleviamo anche la polpa della seconda metà e mettiamola nel frullatore. Aggiungiamo quindi gli altri ingredienti, partendo dal succo di limone. Io metto sempre sotto un colino per non far cadere i semini. Passiamo all'aceto di mele non pastorizzato, alla senape, io uso quella di Digione, ma quella all'ancienne va benissimo, e al sale integrale. In ultimo aggiungiamo l'olio extravergine di oliva. Io uso quello pugliese perché amo il suo sapore deciso, ma quello che hai in casa andrà benissimo. E in ultimo l'acqua naturale. Per finire frulliamo e in pochi secondi la nostra maionese è pronta. Adesso non ci resta che versarla dentro di un contenitore di vetro per conservarla. Alcuni piccoli consigli per scegliere l'avocado perfetto. La prima cosa è senza dubbio la qualità. Scegli gli AS, che sono quelli neri e rugosi. L'altra cosa importante è che abbiano sempre il picciolino attaccato. Quello farà sì che non facciano la buffa. L'altra cosa è che devono essere leggermente morbidi al tatto, ma non mollissimi, ovviamente. È molto meglio, però, scegliere degli avocado un pochino più indietro, quindi un po' più duri, e farli maturare poi a casa, magari vicino a delle banane o a delle mele. Puoi conservare la tua maionese di avocado in frigorifero in un barattolo a tenuta ermetica per 2-3 giorni. Un consiglio è quello di mettere un pochino di pellicola trasparente direttamente a contatto con la tua maionese. Questo eviterà che l'avocado annerisca. La maionese di avocado è buonissima nelle bowls con i cereali, ma è divina con i miei crackers magici. Provali! Spero di cuore che il video di oggi ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se ti fa piacere lascia un like o un commento. E se non vuoi perderti nessuno dei prossimi contenuti, non dimenticarti di iscriverti al canale cliccando qui a fianco o qui sotto. Seguimi anche su Instagram, mi trovi come Manuela_Cavorsi. Grazie ancora per essere stata con me e ti aspetto nel prossimo video per cucinare di nuovo insieme.